Eccomi qua. Abbiamo fatto un percorso lungo, grazie per essere venuti. Sono molto contento della partecipazione. Temevo di creare un meeting con una sala un po' vuota. So che conosco bene il momento, sono un imprenditore anch'io, so bene che mondo stiamo vivendo. Però mi sono rimesso in gioco ai primi di dicembre perché ho sentito la responsabilità di non aver guardato prima cosa stava succedendo. Perché questa squadra, noi non stiamo parlando della società, noi stiamo parlando di salvare la squadra della Romagna. È innegabile che la squadra della Romagna, il Cesena, è la massima espressione sportiva della nostra terra. E quando ho saputo, perché cieco sordo, non sapevo, intuivo perché vivo, non vivo sulla luna, perché Cesena mi lanciava dei messaggi, mi diceva che le cose andavano male, mi sono reso conto che non potevo far finta di niente. Io alla prima conferenza stampa ho detto che se Cesena fallisce e sparisce, perdo del denaro. Questa perdita mi farà soffrire personalmente, ma non sparirò come Cesena. E quindi ho sentito su di me il carico di responsabilità di fare tutto quello che è nelle mie possibilità, nelle mie forze, per cercare di portare la squadra a sopravvivere. E abbiamo fatto un percorso che è stato quello del controllo dei conti. Siamo partiti da lì. Alla fine di novembre, primo di dicembre, un studio importante di Forlì, Oriente Partners, ha fatto la verifica di tutti i conti, ha creato un piano di sviluppo industriale che prevede che se riusciamo a scavallare questa stagione e andare a iscriverci nella prossima, in 2 anni vogliamo arrivare al conto economico in equilibrio e quindi poter fronteggiare un percorso lungo i debiti che sono stati creati, però facendo una gestione virtuosa. Come ce ne sono altre, siamo andati a vedere, io sono stato, voi sapete, molti lo sanno, Presidente della Lega di Serie B, siamo andati a vedere alcune società che fra l'altro ci hanno sopravanzato per molto tempo in classifica quest'anno, c'è solo una di quelle dietro di noi in questo momento, che hanno i conti in equilibrio. Vuol dire che se si lavora bene si può fare questa cosa e si può asciugare l'indebitamento. Partendo da un'organizzazione tecnica importante, io ho imparato a lavorare nel Cesena Calcio e sono molto contento che sia qui stasera. Rino Foschi mi ha insegnato, mi ha fatto capire qual era l'importanza di lavorare bene nell'ambito tecnico, perché di calcio si capisce. Tutti esprimiamo dei pareri tecnici, diciamo che ci sono 50 milioni di tecnici della nazionale Italia, è vero, però chi lavora bene negli anni lo dimostra e io con Rino ho capito cosa voleva dire. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, abbiamo portato Cesena dalla C alla B, abbiamo aspirato la promozione in Serie A. Quindi da dicembre abbiamo iniziato un percorso che era quello di dare credibilità nel rafforzamento tecnico della squadra, perché secondo me la squadra non era all'altezza per potersi salvare. Questo era il mio pensiero. Ma per poter operare nel mercato di gennaio, che è quello di riparazione, tu dovevi poter pagare gli stipendi di dicembre, perché altrimenti con che credibilità tu andavi sul mercato a dire venite a giocare a Cesena? Si faceva andare da giocatori importanti come abbiamo portato
qua 8 giocatori a 0 lire, a 0 euro. Abbiamo aggravato soltanto di 190.000 euro il costo degli stipendi in totale. Come facevi a convincere i procuratori che magari avevano dei crediti proprio nei confronti del Cesena a portare in parola? Dovevi per forza aver pagato gli stipendi di dicembre, dovevi spendere la credibilità del nome che noi ci siamo portati dietro per tanti anni, prima con il fratello di mia nonna Dino Manuzzi, poi con mio padre, poi con me, perché questo nome qui è spendibile. Sanno che abbiamo sempre avuto poche possibilità, però il vanto è sempre stato quando c'era la lira di dire nessuno deve avere ancora 1.000 lire da noi, e questa è una cosa che si può spendere. Infatti i giocatori sono venuti, abbiamo rinforzato dal punto di vista tecnico la squadra, poi dovevamo fronteggiare il periodo di febbraio. A dicembre eravamo in 7, a febbraio siamo diventati in 16. Abbiamo fatto un incontro in comune e siamo diventati in 16. Ci siamo riusciti a fare anche per questo. Perché? Perché a febbraio era il momento che se non avessimo pagato con regolarità gli stipendi dei tesserati avremmo preso i punti di penalizzazione. E quindi sarebbe stato stupido rinforzare la squadra per poi metterla in difficoltà. Che cosa sarei andato a dire io con Mr. Bisoli? Che deve essere il riferimento tecnico futuro di questa squadra, di questa società. Ti diamo la squadra e poi ti caviamo i punti perché non paghiamo. Allora abbiamo fatto anche quel percorso lì. Nel frattempo Orienta Pazza, dello studio di Forlì, ha illustrato il piano di sviluppo industriale. Ho visto che è un piano complicato, difficile. Noi abbiamo tre macro debiti, tre voci, che sono l'erario, i fornitori e le banche. L'idea è che di spalmare più possibile con chi si può negli anni l'indebitamento e raggiungere degli accordi come stiamo facendo, come loro stanno facendo, con i fornitori, accordi certi che andranno rispettati, perché noi siamo persone rispettabili, quando prendiamo l'impegno lo vogliamo mantenere a tutti i costi. Quindi questo ho visto che era possibile fare, per cui adesso per arrivare a finire il campionato, arrivare alle iscrizioni ci vogliono almeno 6 milioni di euro. E questi sono gli obiettivi a breve, trovare 6 milioni di euro. Allora se a dicembre e a febbraio gli imprenditori che mi sono stati vicini, che poi fra l'altro hanno più meriti di me perché loro non hanno debiti nel Cesena, non ne avevano di risibili, e quindi andarci a mettere delle firme per anticipare i crediti che Cesena avanti in Lega l'ha fatto proprio per grande generosità, grandissima generosità, grande amore per questa squadra. Potremmo raccontare 1.000 storie di loro, ce ne sono alcuni che andavano a vendere i biglietti da bambini per far venire i tifosi a vedere la partita del Cesena. Il compenso era che li facevano entrare a vedere poi la partita, era quello il compenso, erano quei tempi lì. Quindi noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccogliere, arrivare a portare a casa 6 milioni di euro, che è quasi il credito che Cesena vanta in Lega. Nel calcio funziona così, i giocatori che si acquistano, si vendono, non si pagano direttamente alle società dove si compra e si acquista, ma tutto il denaro passa attraverso la Lega Calcio, che fa da cassa. Per cui se tu spendi 10 e ne incassi 15, 5 milioni sono in Lega e la Lega te li paga in base ai contratti che tu, gli accordi che tu hai fatto con l'altra società. Per cui per Marini che abbiamo venduto la Juventus lo paga in 3 anni e quindi la Lega ti dà delle tranche durante l'anno e tu con quelli lì finanzi la società, ok?
Bene, allora noi potremmo fare ancora, tentare di fare l'operazione di anticipo crediti, ma non andiamo da nessuna parte. Se noi portiamo via questi crediti qui, vuol dire indebitare ancora, perché la società fa dei debiti nei confronti degli amici imprenditori che gli prestano questo denaro, e il circolo è vizioso, non ne veniamo fuori. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, come facciamo a coinvolgere gli imprenditori? Con i pacchetti pubblicitari, perché? Perché il pacchetto pubblicitario non implica il coinvolgimento nella società. Perché io capisco che un imprenditore che sente di milioni di euro di debiti, dice, come io dentro, so, vado là dentro, poi società magari salta per aria. Allora, l'idea è quella di creare un amico, una nuova società, che ha in mano questi pacchetti, di collocarli alle aziende, va bene? Questi soldi qui serviranno poi per andare a finanziare il CEDEMI. E chi entra, chi fa questa sponsorizzazione, potrà scegliere di far parte della compagine societaria oppure di non farne parte, fare soltanto lo sponsor. Il mio desiderio è che tutti quelli che partecipano facciano parte, perché il percorso che ho fatto io quando entrai al posto di mio padre in Serie C fu quello: inventammo l'azionariato diffuso facendo 54 aziende. Quelle 54 aziende lì ci hanno permesso poi di fare il percorso che abbiamo fatto, portare il CEDEMI insieme, ed erano tutte socie, avevano 1000 euro di azioni di società, per cui si sentivano partecipi, diciamo, poi i nuovi proprietari hanno fatto scelte diverse. Quindi l'idea è quella di collocare questi pacchetti per cercare di raggiungere quella cifra lì. E come si fa ad andare a chiedere oggi a delle aziende 100.000 euro a testa o 200.000 euro a testa? Pensavo che non fosse proponibile. Allora l'abbiamo frazionato in 5 anni, però i soldi ci servono subito, contratti in 5 anni, ma i soldi ci servono subito. Se mettiamo su, come, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un accordo con una banca per credito di Romagna, per cui chi sottoscrive il pacchetto da 20.000 euro all'anno per 5 anni paga immediatamente 20.000 euro, fa un equity di 20.000 euro su 100, 20%, e gli altri 80.000 li finanzia la banca, ok? Per cui l'annuco ha subito i 100.000 euro. Poi come fa a restituirli l'azienda? Li restituisce alla banca in 7 anni, ok? Quindi gli 80.000 in 7 anni sono poco più di 11 a 12.000 con interessi, più o meno quello è il conto. L'azienda ha la fattura di 12.000 e noi abbiamo chiuso il cerchio. Se siamo in 50, in 40, in 60, ce la facciamo. Questo è l'obiettivo.